2022. Forse alla fine di marzo, aprile, questi lavori saranno finiti. Ci sono delle palme che giustamente saranno molto utili per avvelire questa via e per dare un po' d'ombra, anche se le palme non danno tanta ombra. Fuori la temperatura d'estate arriva a 40 gradi. L'estate a Genova è molto torrida, molto forte. Speriamo che sia un'estate equilibrata. Fuori di questa via importante, c'è un quartiere molto strategico per questa città di Genova, città di porto, città turistica, città delle eccellenze. Si trova a Medio Ponente, è un punto strategico per questa città di Genova. C'è vicino la stazione di treno, l'aeroporto, gli Arceli, dove pronto ci sarà un polo tecnologico, di ingegneria, il quale ancora non è al 100% attivo. Ci sono tutti i macchinari, tutti gli operai. Questa via è ancora in fase di preparazione. Allora, là in fondo c'è Banca Carige, che tra un po' avrà un altro nome, visto che hanno fatto il gemellaggio con un'altra banca di Parma.
essendo una giornata dove c'è poco traffico, quindi io posso fare bene questo video e quindi posso riprendere bene Cornigliano. E Cornigliano è una città storica dove c'è una bella architettura, dei bei palazzi, ci sono delle ville, che una volta erano delle case di vacanze delle famiglie aristocratiche, dei reali di Genova, perché c'è il mare, è un quartiere ricco di storia. Poi negli anni 50 è arrivato una fabbrica di acciaio e quindi ha cominciato a fare i suoi danni in tema di ambiente, quindi c'era molto inquinamento purtroppo in questo quartiere. Sono scappati, tanti sono scappati di qua, quindi hanno lasciato le case agli operai che lavoravano lì in Italside, e quindi un po' questo quartiere per quello è stato un po' ammartoriato, sia un po' dell'inquinamento sia un po' di dimenticanza da parte di chi di competenza, però speriamo che in un pronto e presto futuro le cose cambino a beneficio di questo quartiere e degli abitanti che abitano qui, gli abitanti di 5 continenti del pianeta, perché è un quartiere internazionale ricco di interculturalità, dove le diverse lingue del mondo si incontrano. E poi, essendo che la città è cresciuta, allora è diventato una città che si trova proprio quasi nel centro di Genova, perché il centro, la città di Genova, si trova a 10 minuti in macchina, a 10 minuti, 8 minuti in bicicletta. Quindi il centro della città è vicinissimo, con un bel cielo celeste, corallo, turchese, cioè più che altro turchese. Quindi è una giornata luminosa, anche se un po' fredda, perché comunque ancora siamo nel cuore dell'inverno. Ecco qui, c'è qua Piazza Massena, qui c'è un albergo, Albergo Massena, che sta una piazzetta, c'è la farmacia, il negozio di salumi, una piazzetta un po' piccola dove sono posteggiate alcune macchine, sempre occupato. Qui c'è la polizia locale, qui c'è la loro un collegio, la scuola statale Volta, ecco qui la scuola Volta, un istituto superiore con un bel marciapiede, bello nuovo. E piano piano man mano che proseguono i lavori si fa l'arredo, si abbellisce il marciapiede, la strada, con delle piante, con dei fiori, con delle panchine, con delle luci e tutto quello che è necessario per far sì che questa strada, questa nuova via, sia funzionale. È bella, bella per i cittadini. Bene, ancora qui il lavoro comunque non si può apprezzare, i lavori ultimati, perché giustamente questa è la punta dove piano piano devono concludersi i lavori, quindi ancora manca. Questa è l'ultima parte che manca, all'inizio di vicino alla stazione i lavori sono già finiti, sono, si può dire, belli. Speriamo che tutto funzioni bene, che tutto vada bene, come ho già detto, a beneficio di questa città, a beneficio del bene comune di tutta Genova, perché comunque se un quartiere va avanti in tema di inclusione, di sviluppo economico, lavorativo, dove le eccellenze di Genova si suma sinergia positiva assieme a tutti.
si cresce tutti insieme, quindi questo è importante in ogni posto di questa città, ovunque sia. Quindi questa è Genova. Grazie cari amici per la vostra attenzione e vi invito a iscriverci a questo canale Mondo Terra. Al prossimo video.